eccoci, dove ci troviamo oggi? Diamo un aiuto ai nostri amici Mauri. Siamo alla... Quindi, Gennaro Cremini e Mauri, dobbiamo dare un aiuto ai nostri amici. Allora, per far intendere dove siamo, diciamo subito, ci sono le piramidi. Sì, ci sono le piramidi. Ci sono le piramidi, cari amici. Poi, ma ci sono i cammelli, dromedari. No, ci sono le macchine a quattro ruote, le onde. Allora, cercate di indovinare, ci sono le piramidi, cari amici. Ma dove siamo, Mauro? Oh, non lo so, dov'è che siamo? A Roma siamo, a Roma. Cari amici. Però a Roma. Allora, in realtà questa è una vera piramide egizia dell'Egitto e non stiamo scherzando. In pratica, ma no, ma non... Beh, la taglia, va. Cari amici, cari amici, seguiteci se potete. I filmati più belli, questi sono i capperi delle mura romane. Il cappero che cresce sulla pianta di cappero, proprio qui. Elettricità e acqua. Centrale termoelettrica Giovanni Montemartini. La centrale Montemartini, recuperata al museo. E cari amici, un urbex riqualificato, quindi un luogo chiuso che non era più attivo ed è stato riqualificato a museo. Quindi invece dell'abbandono delle aree, quando le aree sono dismesse, ecco, per esempio, è la centrale Montemartini qui a Roma, è stata messa a museo. E quindi si tratta di una centrale praticamente a vapore, usava il gas per fare elettricità. E questa centrale è diventata un museo di reperti archeologici. Quindi benissimo, Gennaro Gelmini e Mauri, quindi sì, infatti adesso tutto Gennaro. Che valore agli urbex, valore al... valore agli urbex, comunque niente, non è male come posto, infatti dicevo io tranquillamente, mi scuso un po' per la stanchezza, ma dopo il viaggio comunque, siamo venuti qui. Sì, siamo un po' stanchi, ma pazienza, che vogliamo comunque fare? Bene. Cioè, il caldo ci ha massacrato. Vabbè, è venuto anche a piovere. Torno qui, del posto, minchia, sta uscendo il sole. Comunque, vabbè, fa una ripresa del posto qui. Ebbene, cari amici, un urbex riqualificato. Riqualificato, perfetto. Centrale Montemartini. È diventato un museo di reperti archeologici e anche di attività industriale con i macchinari industriali. Noi siamo urbex, non potevamo mancare al Monte Martini, alla centrale termoelettrica rivalutata. Per quale motivo? Perché è un ex urbex e noi siamo urbex. Infatti. Ed ecco la confluenza del Tevere, siamo alla confluenza del Tevere e l'isola Tiberina. E qua c'è l'antico ponte romano. E naturalmente abbiamo ancora delle piante di cappero. E che belle! Che si inerpicano lì su tutto il muro. Ebbene, si continua, Mauri. Cacchio, la giornata. Devo dire che è una bella esplorazione piena questa, eh? Sì, ma cacchio, dobbiamo ancora vedere il meglio. Eh sì, infatti. Bene, cari amici. Benissimo. E
continua il nostro giro turistico per Roma, se ci vuole, bellissimo. È una giornata eccezionale, finalmente è venuto il sole e ci troviamo nuovamente sotto l'isola Tiberina. L'isola Tiberina è la zona col ponte, l'isola Tiberina. Bella giornata, Mauri, quindi che sì, dire. Devo dire che è una, veramente una bella giornata rispetto a ieri, che qua siamo venuti proprio sul lungo Tevere dei Cenci a fare dei video, forse che non eravamo mai venuti magari, molto, ancora più avanti magari. E adesso sì, visitiamo, continuiamo a visitare, cari amici, c'è tanto ancora da vedere. Cari amici, quanti bei uccellini piccoli. Ecco qui la bocca della verità. Allora, prima il Mauri. Sì, io dico sempre, ecco, io allora sempre prendo bene le donne e sono sempre stato un uomo per bene. Non ti ha mangiato la mano, Mauri? No, ancora no, non me l'ha mangiata. Mauri, fai tutte e due. Ok, allora andiamo, cari amici. Abbiamo fatto tanto bene per tutti, siamo sempre stati, abbiamo cercato sempre di fare meglio che potevamo nel nostro risultato. Ecco, sono ancora avanti. C'è un uccellino strano qua. Non, è un gabbiano forse, un gabbiano che riposa, sì sì. È vero che sta guardando. Ciao! Vieni ciao, da Firenze! Ciao gabbiano! Comunque niente, è qui tranquillo. Bene. Guardate Gennaro Gennini. Abbiamo tutti dei passaggi personali. Questa è la prima parte. Poi abbiamo la parte, vedete ancora luoghi tremendi, Mauri. Proprio. Ti mette proprio pressione. Ma purtroppo, ma per forza. Cioè, queste cosa sono? Le galere. E cari amici. Quindi si continua. Tremendo, perché venite a vedere, venite. Quello che va avanti quindi San Nicola. Quello lì è San Nicola. Nicola. Continua. Pericolo. Attenzione, pericolo. Si continua. Continuo, vedete, sì. Gradini. Attenzione ai gradini. Mauri, prego, prego, bel posto, eh. Iscrizioni. E qua continuano proprio le carceri sotterranee. Perché? Le carceri sotterranee, perché in pratica, adesso lo spieghiamo, però facciamo prima vedere qualcosa di sconvolgente. Abbiamo in una stanza, Mauri, in una stanza abbiamo cose sconvolgenti, abbiamo delle ossa qua.
delle ossa. Mauri, prendi la videocamera, presento. Addirittura in questa cripta abbiamo ancora delle ossa umane. Dimostra tutto, praticamente quindi davanti a queste ossa umane, diciamo pure, in pratica chi attendeva di farsi sbranare dai leoni al Colosseo la gente andava, guardava, pagavano pure il biglietto. Pensate che cose sconvolgenti, non ha parole. E naturalmente però i condannati inizialmente venivano portati qua. Si tratta di un'area sotterranea, perché? Perché non dovevano essere visti dal pubblico, perché sennò il pubblico si impressionava, diceva ma come mettete la gente in galera? Però quando questi stavano al Colosseo a farsi sbranare dai leoni, era spettacolo. Pensate proprio la mentalità, io non ho parole, Mauri, è terrificante. Abbastanza, cari amici. Abbastanza. Vedere, è macabro già vedere queste ossa. Abbastanza. Noi cerchiamo di prenderla con semplicità, ma è sconvolgente pensare a queste cose. Ma perché è sconvolgente, ma vedere se ci sono qualche orbe. Sconvolgente questo luogo. Abbiamo trovato le galere dove venivano messi i poveretti in attesa. E Mauro. Ciò che è sconvolgente. Proseguiamo. Sto facendo delle ricerche di orbe qui con qualche foto. Sì, se ci sono ancora fantasmi. Ma non credo. Però dopo 2000 anni, non so. Poi per fortuna Costantino vinse una battaglia con la croce e per questo fatto... Il cristianesimo fu autorizzato, divenne religione di Stato. Sai Mauri cosa penso di questo punto? Lo spiego ai nostri amici. Questo, vedete cari amici, evidentemente deve essere una ristrutturazione dei tempi di Mussolini, della seconda guerra mondiale, dei tempi di Mussolini, del ventennio fascista. Perché? Perché vediamo che è stato ricostruito col cemento armato. Il cemento armato, di palazzi, di ponti, era un emblema a dire l'Italia ha grande valore, riesce a costruire palazzi, ponti, grazie al cemento armato. Quindi questa non è una ristrutturazione di là terrificante, poiché il cemento armato, ma faceva parte proprio nel ventennio fascista a far capire come si potesse costruire con nuovi materiali ed era la novità ed era grazie al cemento armato possiamo costruire tutto e avere tutto che poi nel tempo resista. Era un nuovo materiale ma si mandava avanti anche in queste costruzioni. E proseguiamo assolutamente la visita, Mauro. Sì. Io volevo... Qui è tetro abbastanza. Tremendo. Mauro, allora... Ok. Io qua ho finito. Continuo, sì, benissimo. Tanto dopo continuiamo con il video. Sì. Ho dovuto togliere il cappello per rispetto in chiesa, perché giustamente avevo il campanello, mi sarebbe scocciato un po', insomma, diciamo, perché
E questa è l'area che abbiamo appena visto. Mauri, quindi si continua, benissimo. Si continua. Venite con noi, tremendo. Guarda, quelle pietre, no? Tutte le pietre devi far vedere insieme. Tutte le pietre. Tutte queste pietre hanno la forma di una persona. Non ti pare che Sì. abbiano la forma di una persona? Sembra una Eh? persona, infatti. Sembra una persona. Incredibile. Incredibile. Bene, bene, bene. E si continua, caro amico. Ma guardate il luogo tremendo in cui siamo. È tremendo tutto ciò. Non credete, cioè, credete a ciò che vedete, ma è tremendo. Allora, questa è un'altra area. Mauri, ma Qui siamo in in una quel catacomba, luogo. sarebbero le vecchie carceri. Allora, praticamente differisce un po' dalla catacomba. Qua non è nulla stabile. Allora, le catacombe sono dove si andavano a portare i Sì. morti della gente. E i cristiani, i loro morti, siccome il cristianesimo era bandito, mettevano dei segni, dei Sì. simboli, tipo il buon pastore, il pastore che era Gesù, facevano capire, l'ancora, le colombe, diversi segni. Mentre invece qui si tratta di galere. Galera. E qui, quindi, Gennaro Giolmini e Mauri, Roma, e siamo al carcere Di San Nicola, lì di San carcere, Nicola. dove è stato No, tenuto. io mi ricordavo assolutamente, vieni qua, se no, mi ricordavo assolutamente, ma cosa succede? Dopo vedendo queste Sono ancora un cose. po' di opprimenti Sì, qua. continuiamo, cari Continuiamo, che amici. adesso. Prendi Aspetta, la tu fai luce videocamera. con questo, fai luce con quello che possiamo fare Sì, di luce, ah perché. no, ma Ormai basta, è sono spenta, dai, fa staccato. niente, dai. Beh, Dai, andiamo qua avanti anche per come è possibile. le pile ci lasciano. Purtroppo qui Qui, siamo minimi al minimo, però sì, proprio. riusciamo, dai. Ecco, Qualcosa amici, riusciamo. continuiamo l'ultimo pezzo. Allora, l'unica cosa, la cosa buona non fa caldo come sopra. La cosa devastante, anzi c'è un bel freschino. La cosa devastante è la storia. Poi uno, vedete, può Attenzione anche qui, cozzare e quando contro si qua, esce si infatti può hanno messo un pezzo di una spugna perché plastica, c'è il rischio di prendere un una colpo. craniata. Ecco perché dicono venite in qua quando girate, perché tornare di là uno si schianta. Qua è tutta la galera, praticamente la ingrandirono a più volte. Perché bisognava mettere quanti più condannati dentro. No comment. No comment. Sconvolgente, luogo del massimo sconvolgimento. E Mauri, bene, si continua con Si cose più continua allegre, qualcosa magari, eh? allegre. Adesso abbiamo una bella visita esterna Sì, di Campidoglio, Campo Campidoglio, d'Oglio, bene. abbiamo. E siamo a Piazza del Campidoglio, cari amici. Una bellissima giornata, l'11 luglio 2019, e siamo riusciti anche qua. Ebbene, si continua. Straordinarie costruzioni. Ebbene, quindi Dai, con Mauri, siamo Gennaro arrivati lì. Giolmini e Mauri, continuiamo. A presto, ancora tanto da vedere. Con tutto di traffico, ovviamente, si continua. Andremo in quella direzione di là. Ok, Ok, andiamo sempre più avanti, più avanti, più avanti.
Mauri, sempre avanti. La piazza Montecitorio, quindi come si dice in gergo, il cuore pulsante dell'Italia. Abbiamo addirittura un obelisco. Guardate l'obelisco con l'aereo che va vicino. È incredibile, cari amici. È benissimo. Mauri, si continua. È bello. Qui si mangia bene, si guadagna bene, si vive bene. Siamo pure in Piazza Colonna. Ah, porco cane. Ecco. Dopo tanto per cambiare un'intera giornata a girare per Roma, e quindi così facciamo vedere appunto di là Piazza Montecitorio e qua appunto Piazza Colonna. Guardate che c'è la colonna. Ebbene, bene. Bene, si continua. Bene, abbiamo preso un po' di acqua benedetta qui a San Marcello al corso a Roma. E di là appunto c'era Piazza Montecitorio. Di là. Cari amici, questi sono i panorami su Roma che non potrò mai dimenticare. Un cielo sublime, fantastico, un bellissimo cielo tutto per noi. Piazza di Spagna, c'è una luna mega galattica stasera. Una serata veramente ottima. E qua è la scalinata. Cari amici, una bella parte della scalinata. Bello. Salire, sempre salire. Nella vita sempre salire. Bello dell'arte, Mauri, fa vedere. Che bello. Ah, lì è. Fantastico dei monti. Posto con un tutto sublime. Roma. Giusto. Bene, Mauri. Allora, bello. Com'è? Devo dire che mi piace la sera. Ma poi che sta via qui, che bello, lì che è tutto illuminato. Sì. Anche di là. Non è mai che ci vengono gente seduta, infatti non c'è. Bene. Ok. E cari amici, si continua Trinità dei Monti con la via dove c'è anche il Caffè del Greco. E qua, fantastico posto. Bene, a tra poco viaggeremo. E cari amici, Trinità dei Monti. Naturalmente siamo venuti anche qua, della Giolmini e Mauri, all'11 luglio 2019. Mauri, siamo riusciti. Che bello. Stiamo riuscendo ovunque. Poi la sera è suggestiva anche, molto suggestiva, infatti a me piace. Comunque c'è un bel movimento. E mi pare. Guardate, fantastico posto, Piazza di Spagna. C'è anche una bella arietta, bel panorama, tutto bello, ma anche il panorama artistico della natura. Giusto. Bene. Lì c'è l'obelisco di Trinità dei Monti. Bene. Oh.
La Trinità dei Monti, abbiamo anche la bellissima Fontana della Barcaccia, fantastica. Fantastica perché notate l'arte, notate le cose belle sono anche l'arte. E l'arte, Roma ha arte ed è un fantastico posto. Bene, bene Mauri, rapida riflessione. Molto bella, sono suggestionato positivamente. Cari amici, questa fontana si chiama la Barcaccia perché sembra una barca che sta affondando, una barca che fa acqua da tutte le parti, ecco perché l'hanno chiamata la Barcaccia. Qua davanti la Barcaccia, quindi i Mauri e Gennaro Giannini davanti alla Barcaccia. Al proprio al 10:30 di sera, che adesso torniamo in albergo, ritorneremo domani a girare. Allora qui com'è che è questo? Siamo a Mauri, Roca di Papa, no? Stiamo aspettando Fabrizio. È un posto che non conosco, però mi piace. Benissimo, sì, c'è arte, c'è belle cose. Ma dovrebbe arrivare adesso, eccolo! Allegria, vai! Bellissimo! Cari amici! È arrivato! Eccomi! Eccoci, cari amici! Fabrizio, venite più qua, cari amici! Sono dentro? Sì, insomma, allora, siamo dentro la videocamera! Spero! Allora, cari amici! Cari amici, allora, siamo a Rocca di Papa! Rocca di Papa, piccole paese di Castelli Romani, finalmente. Allora, a Fabrizio, vi ricordate, cari amici, con Fabrizio Somplicotti? Allora, amici, amici, un anno fa ha venuto lui a trovarmi. Esatto. Adesso, un anno fa abbiamo fatto il video, sì, Gennaro Giulmini e Fabrizio Somplicotti. E adesso, a distanza di un anno, io avevo promesso a Fabrizio che avrei portato Mauri. Sì, infatti. E mi ha portato. E adesso, ecco, Mauri. Ecco. Quindi il trio, cari amici. Siamo uniti, il trio. Ecco. Il trio fantastico perché siamo qua a Rocca di Papa, provincia di Roma. Ovviamente, bellissima giornata, ovviamente c'è anche un bel affreschino, anche se è luglio. Sì. È il 12 di luglio 2019. È un venerdì. Si sta favolosamente. No, si sta bene, sto bene. E direi proprio, dedichiamo questa giornata, oltre alla frescura bella delle colline romane, oltre all'acqua buona che qua è acqua minerale proprio delle terme, proprio termale, fa bene, fa molto bene. E dedichiamo la giornata a vedere scorci di natura, arte, buone cose. Seguiteci, cari amici, seguiteci. Un bel like, cercate di iscrivervi anche al canale di Gennaro Giulmini, Semplicotti, che e Mauri, insomma, Video Urbex Milano e Fabrizio Semplicotti, mi raccomando, si vede perché siamo tutti un gruppo, siamo una famiglia, cari amici, siamo una famiglia, e allora... È crollata la videocamera, ma siamo riusciti nel nostro intento. Bene, cari amici, guardate che bel posto che siamo, Rocca di Papa, qua l'angelo di Rocca di Papa. Guarda che c'è un cangurino. Cari amici, è un cagnetto pure arrivato a farci compagnia. Cari amici, siamo qua ancora a Rocca di Papa,
insieme Gennaro Gelmini, Fabrizio Sampricotti e Mauri di Video Urbex Milano. È un graditissimo cagnolino che ci fa compagnia. Allora cerco di riprenderlo. Si vede il cagnolino. Che carino! E ci fa compagnia, cari amici. È incredibile che... Cagnolino, siamo da fa compagnia, ragazzi. Non è che l'abbiamo chiamato, è venuto lui. Quindi Natale è la vita. Allora, noi vogliamo fare gruppo, poi si è aggregato questo cagnolino. Mi ricorda tanto... Carino. Mi ricorda tanto quando siamo andati... alla Casa Rossa, no, alla, un altro posto sempre in provincia di Lecco, con sonno, sì. Perché sono posti sempre in provincia di Lecco, siamo andati con sonno, da una fattoria è venuto fuori un cagnolino, poi abbiamo comprato dei formaggi lì, ma la sera, è venuto fuori un cagnolino che ci ha fatto compagnia tutto il giorno. Col sonno, cari amici, per chi non lo sapesse, è una città fantasma, abbandonata negli anni 80? Sì, praticamente con sonno. Ma anche prima, ma già negli anni 70 che. Parliamo un po' più ad alta voce così si riesce a sentire meglio. La cosa dell'abbandono qual è stata? Praticamente, allora con sonno in provincia di Lecco era un paese del sabato e la domenica. Praticamente la gente andava lì per divertimento, organizzavano delle serate con delle persone dello spettacolo e addirittura dei cantautori famosi italiani andavano sopra le colline, sopra Lecco, lago di Lecco, lago di Como, Lombardia. Però cosa è successo? Anche lì, dopo un po' di anni c'è stata una frana, sì. E poi si è abbandonato tutto. Come Chernobyl? No, beh, lì in Ucraina. Allora, cari amici, in pratica siamo a Rocca di Papa il 12 di luglio 2019, ogni tanto guardo le borse a fianco. Era tutto bene. Guardate il cagnolino che sta lì. E siamo qua nella bella fontana con il cagnolino fantastico che ci fa compagnia. Sì, è inquadratissimo. È la giornata mega galattica, fantastica, non potevamo volere di più. Qua vicino, speriamo allora che il cagnolino porti fortuna, qua vicino c'è stata quella situazione dell'esplosione del municipio, qui a Rocca di Papa, è esploso il municipio per una fuga di gas. Purtroppo è finito il sindaco. Noi condoglianze al sindaco Vincenzo, sperando sempre che certe cose non accadano. La vita, insomma, a volte speriamo che dia anche cose buone, a volte invece succede di più. Cari amici, siamo riusciti a fare il gruppo, quindi Gennaro Gelmini, Fabrizio Sampricotti, YouTuber Mauri, di Video Urbex Milano, è un fantastico cagnolino, si continua, cari amici. Andiamo a vedere le cose belle. Sì, ok. Qui abbiamo avuto il fatto del municipio esploso, purtroppo, cose che capitano. Comunque speriamo in Dio, condoglianze, e speriamo che questo paese fantastico, perché c'è acqua buona, panorami stupendi, merita. Rocca di Papa, vedete il castello dietro? Era dove facevamo il video l'altro anno e oggi siamo tornati qui a Rocca di Papa. Like, cari amici. Vedi, i secondi che cammino. Cari amici, ciao a tutti! Ciao cari amici! Ciao. Alla prossima! Un piacere! Ciao a tutti! Bene! Da questo fantastico luogo, Rocca di Papa, il 12 luglio 2019. Guardate che belli! Guardate che belli!
parola. Ah, che bello!